Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Innanzitutto inizio col dirvi che questo video uscirà il giorno della vigilia di Natale, quindi vi auguro un buon Natale e nulla. Vi dico di cosa si tratterà. Ho ordinato su Shein tante cosine carine e quindi ho un altro pacchetto un po' più grande dell'altro e quindi vi faccio vedere tutto quello che ho comprato. Poi vi farò vedere un video con appunto alcuni look che ho in mente, soprattutto i trend che si stanno usando per adesso. Quindi iniziamo subito a spacchettare. Volevo un pantalone, cioè un pantalone della tuta bianco, e ho visto che c'era questo modello che è bellissimo, cioè era bellissimo almeno dalla foto. Spero che comunque non mi sia eccolo qui, cioè è bellissimo. Ah, è anche felpato di dentro, guardate, bello. Di un po' di plastica, però alla fine ovviamente andranno lavati e stirati perché sono tutti stropicciati, ma guardate, è bellissimo, è come era in foto. In più non mi aspettavo che era felpato perché nella descrizione non c'era scritto, cioè non sembra neanche felpato. Comunque di questo tessuto un po' pesantino, comunque è veramente molto molto bello, davvero. Spero che non sia largo, perché io ho un problema con i pantaloni che non mi piacciono, che poi alla caviglia tipo sono larghi, ma mi piacciono quelli che comunque finiscono stretti, ecco, alla caviglia. Però questo qua devo dire che già è di una buonissima qualità, davvero. E mi piace tantissimo, spero che appunto provandolo non sia largo e altro. Poi ho preso qui, ah sì, questo è un gilet smanicato a maglione, quelli che si stanno appunto utilizzando per adesso tantissimo sopra le camicie. E ho preso questo qui di viola, che bello. Cioè, ho deciso, io di solito in inverno utilizzo i colori scuri, perché come voi sapete io adoro il nero, bianco e grigio, ma ho deciso di dare un po' di tocco di colore al mio armadio prendendo questo qui, guardate. Ovviamente questa qui no, questa qua è la taglia M, perché di alcuni capi ho preso la taglia più grande, una taglia in più per averla un po' più oversize. Questa invece l'ho presa M, però già si vede che comunque è grande il maglioncino, però il colore mi piace tantissimo. È un po' leggerino, però alla fine magari rimettendo sopra un cappotto, comunque un cardigan più pesante, un pellicciotto, comunque ti mantiene caldo. Poi io non soffro tantissimo il freddo, quindi è bellissimo. Ah, un altro mio pezzo preferito, che poi vedrete che ho preso come se fosse un completo, no, come se fosse, ho fatto tipo un completo. E questo si tratta di un top, anche se molto, che è questa, è una fascia, spero di non averla presa grande perché è la L, ma mi sono affidata alle recensioni che praticamente c'era scritto di prendere una taglia in più perché era molto stretto, quindi ho preso una L. Devo dire che mi aspettavo che fosse tipo di maglia, ecco, come il tessuto appunto dei maglioncini, invece è cotone, e l'avevo appunto, volevo metterlo sopra le camicie, molto molto chic. Ed è questo qui, molto carino, con questa stampa, non mi ricordo, Piedipool, non ricordo ora come si chiama questa stampa. Uno dei pezzi migliori secondo me. Cioè, no, uno dei pezzi migliori non tanto, però uno che veramente non vedevo l'ora che arrivasse
e non, cioè, spero che non mi viene uno shock neanche a me, perché è la prima volta che prendo un cavo così colorato, anzi tanto colorato. Ed è questo qui, guardate, è questo maglioncino, con appunto con questi colori. Cioè, io lo trovo veramente, veramente bello. Proprio i colori sono accesi rispetto alla foto, cioè che sembra che magari sono più tenui. Dalla foto invece, cioè dal vivo, sono proprio bellissimi. Però è identico alla foto. Anche questo non è pesantissimo, quindi magari sotto un maglioncino perché è corto. Infatti, no, io ho preso la mia taglia, ma è corto, quindi io sotto gli abbinerò un dolce vita, appunto, pure dei quei maglioncini, appunto, a vita con il collo alto, perché è leggerissimo, quindi però è veramente veramente molto bello. Cioè, tutti questi bei colori, io ho anche le scarpe, infatti è stato volutamente preso per le scarpe che ho della Nike, le Air Force colorate, quindi ci sta perfetto, secondo me. Poi abbiamo, non so che cos'è, cioè non mi ricordo. Ah sì, è fighissimo. Guarda che figata. Spero che non faccio mercoledì della famiglia Adams, ma comunque è questo maglioncino che ha il colletto, appunto, e le maniche come se fosse una camicia, cioè un maglioncino sopra la camicia. Ma in realtà ha solo il colletto, anche se io non ricordavo fosse così. Ah, ecco, infatti, eccola qua. Niente, scherzavo. Dicevo io che appunto dalla foto era come se ci fosse la camicia. Non la vedevo perché ancora. Ed eccola qui, così. Come appunto invece l'unico pezzo, e invece sembra che la camicia appunto è il maglioncino. Eccola qui la gonna, ma non è ancora questo il pezzo forte. Comunque, ecco qui anche la gonna, guardate che bella. C'è anche la cintura abbinata. Così, questa qui. E ovviamente ha la stessa fantasia, appunto, della fascia. Cioè, perché avevo pensato appunto di metterla assieme, poi devo vedere ovviamente come sta, però comunque la gonnellina è leggermente leggerina, cioè molto leggera, non è di quelle gonne magari un po' più pesanti per questo periodo, ma più per una stagione autunnale, primaverile, ecco qui. Lì però è veramente bellissima e mi piace un sacco, questa fantasia, appunto. Devo dire che comunque in ogni caso sono sempre fedele ai miei colori, perché come vedete, a parte quei due colorati, sono tutti bianchi e neri. Ed ecco qui il pezzo forte, che lo volevo veramente da quando l'ho visto, l'ho messo subito nel carrello. Oddio, eccolo qui, che figo. Cioè, sono elettrizzata. Eccolo qui, il cappotto con la stessa stampa della gonna. Guardate, più che un cappottino, è un cappottino, però, raga, è molto molto leggero. Cioè, non tantissimo, però, cioè, è per più di mezza stagione. Però, secondo me, magari se sei vestito un po' più pesante, magari puoi sentire caldo, magari vuoi mettere questo qui che è più leggero rispetto ai cappotti che sono ovviamente più pesanti. Però io lo stradoro, spero. Questo qua è una taglia in più, di questo qua ho preso una taglia in più, quindi cioè, non vedo l'ora di appunto provarlo e vedere come mi sta. Cioè, adoro troppo. Adoro. Poi mi sembra che come capi siano finiti, perché poi ho preso altro. E appunto, ho preso lo specchietto per appunto le foto e quant'altro, ed è quello lì che si mette appunto sopra il cellulare, quindi spero che funzioni, perché alcune recensioni tipo erano che ho letto magari l'avevano trovato rotto. Poi ho preso questa pochette, però non ve la faccio vedere aperta perché
è un piccolo regalino. Oh, ed è, pensavo fosse più grande, però invece così è perfetta di questa misura con i girasoli, molto bella, devo dire. Poi, ah, eccolo qui. Poi ho preso il marsupio perché io ho un marsupio, però lo volevo a borsettina tipo. E infatti, eccolo qui. Guardate che carino! Cioè, di questa fantasia tipo trapuntata. Ovviamente devo capire. Oh Gesù, l'ho rotta? No. Ah, ok, guardate che carina! Cioè, oltre alla cintura, appunto per legarsi in vita, c'è anche questo qui, questa piccola tragollina, che però non so come si dovrebbe usare così. Cioè, non, comunque non lo so. E qui all'interno, appunto, c'è la cintura da mettere, comunque troppo bellino. Ecco, considerate che ho preso tutto scontato. Ad esempio, il cappotto mi sembra che doveva venire 20 euro e l'ho preso 11. La stessa cosa con la maglietta con la camicia era 17 e l'ho presa 6 euro. Molto così, molto, molto bellino. E poi, superando appunto l'importo più di 40 euro, però potevi selezionare un regalo e io ho selezionato questa pochette che devo dire è molto 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 bella. Scusatemi, ma si era appunto scaricata la batteria. Vi stavo dicendo che dopo, mi sembra, dopo che effettui un importo di 40 euro, mi sembra superiore a 40 euro, ho scindita la possibilità di selezionare un regalo. Ovviamente che selezionano appunto l'oro, però il mio era fra una spugnetta, una borsettina pochette e un'altra pochette. Io ho scelto appunto questa pochette. Non mi aspettavo che fosse così grande, invece è parecchio grande. Comunque è bella capiente, cioè è un astuccio veramente carino in questi colori rosa, grigio e celeste, azzurrino, anche se sembra grigio. Oh, è veramente carini, carinissimo, bella capiente, molto molto carina. E vi posso già far vedere che nel frattempo ho messo le batterie a questa lampadina e appunto alla luce. Mettendolo pensavo funzionasse automaticamente la luce perché non trovavo nessun pulsante, invece mi sono accorta che era proprio qui il pulsantino. E non mi aspettavo che avesse tre gradazioni di luce, pensavo facesse cioè la luce, cioè una sola gradazione di luce normale. Invece guardate, cioè ora appunto si vede, però vedete come diventa sempre più intensa ed è, cioè, fenomenale. Ha fatto bene appunto che l'ho acquistata. Quindi niente, questi qua erano i miei acquisti di appunto di autunno-inverno e quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!